Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti signori. Primo episodio dal post promozione, praticamente io sono andato avanti fino a luglio, praticamente quindi abbiamo iniziato la nuova stagione e abbiamo già iniziato, accettato diciamo gli inviti alle amichevoli estive. Siamo nel gruppo con il Nizza, con l'Hoffenheim e con il Genoa, signori. Ho preso quello in cui potevamo guadagnare più soldi possibili. So perfettamente che è uscito FIFA 21, signori, però noi abbiamo questa impresa con i gamberetti su FIFA 20 da portare a termine e la porteremo avanti, anche se molto probabilmente fra un poco prenderò FIFA 21 e inizieremo una nuova stagione su quella, ma questo io lo voglio portare a termine. Abbiamo iniziato questo sogno, signori, e lo dobbiamo portare a termine, anzi datemi il vostro sostegno. Appunto per questo vi ringrazio per i like, per i commenti e per i suggerimenti. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Maullo941, in cui con le stories vi informo per quanto riguarda le live, che troverete sempre su entrambi, diciamo, i siti, diciamo. I siti sia YouTube che l'altro, o almeno uno al giorno su entrambi i siti. Detto questo, signori, non perdiamo tempo e partiamo con il video. Ok, allora, prima di tutto andiamo a sistemare gli allenamenti. Noi dobbiamo far crescere le nostre bestie, signori. Quindi io direi di mettere Claudio che sta per raggiungere gli 80. Lo facciamo lavorare su. Va bene, questo. Poi direi che abbiamo il nostro portiere è salito a 80, no, McKinley che deve salire per forza a 80, allena di maniera difficile, poi in difesa se non sbaglio Salazar, no, Lima è già diventato un 80, quindi Salazar deve salire in maniera pesante, Salazar è tornato Vaz, ok, è tornato Vaz, allora Salazar sono i nostri due centrali difensivi titolari, quindi deve crescere anche Salazar. Poi direi a centrocampo, un centrocampista, Mariani, Reid è ferma a 76, Mariani, Alvarez, Samponsà. Allora facciamo salire, continuiamo a far salire Reid. Che altro può fare lui? Controllo palla, facile, facile, normale, come difficile. Posizione attacco no. Passaggi no, difficile. Cos'è questo? Dribbling, finalizzazione, passaggio, visione, passaggio lungo. No, allora facciamo allenare su questo di qua. Anche se qui già è una bestia. No, allora facciamo lavorare sui controllo palla. Dribbling, no, no, no. Facciamo lavorare su visione, passaggio corto. Mi sembra una cretinata. Visione, passaggio lungo. Dribbling, finalizzazione e potenza tiro. CDOC e vabbè, dai, finalizzazione e potenza tiro, la facciamo lavorare lì. E l'altro io direi di mettere Nicholson, che sta per raggiungere gli 80, e lo facciamo lavorare su velocità scatto. È 99 Nicholson, è una bestia praticamente Nicholson. E va bene anche lui come attaccante, così ci segnano tutti, signori. Oh, Claudio è diventato un 79, ok, così. Bravo Claudietto mio, devi diventare un 80, devi crescere tantissimo. McKinley non è voluto sapere niente, Salazar niente, e gli altri piano piano stanno andando. Ok, allora, altra cosa da fare, vediamo un attimino le mail. Coppa Nazionale, va bene, informazioni sul mercato. Io direi arriviamo magari al 3, così si sblocca un attimino il mercato. Vanno via chi deve andare via, che penso sia The Rock, che lo perderemo perché era incavolatissimo, non abbiamo nessun contratto da rinnovarli, quindi lo perderemo a zero. Spero per lui che trovi una squadra che lo accontenti in tutto quello che vuole e che desidera, signori, perché da noi ha rotto solamente le come posso dire, le scatole, ecco, per essere in maniera educata posso dire le scatole. Allora, andiamo a rifare gli allenamenti. Bello, abbiamo fatto due allenamenti di botto così subito. Nicholson sale 80, ok, bravo Nicholson. Bravo Nicholson, la prossima volta possiamo sostituire Nicholson al prossimo allenamento. Ok, andiamo avanti. Allora, aumento di budget, vabbè, questa è la solita mail. Ora andremo a vedere quanto abbiamo di budget, signori. Allora, abbiamo 57 milioni di budget. E non sono pochini, con 11.000 di stipendio. Vabbè, facciamo 50 e 145, mi sembra una buona cosa equa. Andiamo a vedere gli obiettivi. Aumenta il valore del tuo club del 75% entro 3 stagioni. Ok, aumenta il numero degli abbonati del 10% entro 3 stagioni. Ok,
raggiunge i sedicesimi di finale FA Cup. Ok, aumenta il valore di 2 giorni del binario di almeno 10 punti. Quindi schierali in campo per 5 partite da titolari o in gara in corso. Quindi dobbiamo andare a trovare dei giovani. Ok, aumenta, continentale niente, previ dalla retrocessione, raggiunge i sedicesimi e termina a metà classifica in Premier League entro 2 stagioni. Aumenta il valore del tuo club del 75% entro 3 stagioni. Vabbè, sono tutti fattibili, signori. Ora io non so quante effettivamente stagioni noi andremo a fare, però qualcosa la faremo. Allora, noi abbiamo un osservatore che è in Portogallo, ok. Un altro lo mandiamo. Dove lo mandiamo, signori? Lo mandiamo in Costa d'Avorio. Dove sta la Costa d'Avorio? Camerun, Egitto, Sudafrica. Dove sta la Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, ok. Per 9 mesi, qualsiasi, dai, è così. E l'altro che pure è disponibile, lo mandiamo. Andiamo a cercare nuovo in Danimarca. Dove sta la Danimarca? Mi sono persa la Danimarca. Russia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca. Ok. Ah, oh, Haaland non è danese. Non mi ricordo. Andiamo a cercare un nuovo danese per i nostri gamberetti. Ok, e qua ci siamo. E questo l'abbiamo fatto pure. Ora andiamo a vedere la rosa. Altra cosa importante, andiamo a vedere un attimo la rosa, signori, anche se non so se effettivamente. Allora, in porta abbiamo McKinley, Brannan e Adama. Ok, io direi che Brannan lo potremmo rimandare in prestito, signori. Brannan lo potremmo rimandare in prestito. L'avevamo chiamato di emergenza perché non avevamo un secondo portiere. Sulla sinistra abbiamo Mitchell, che è un 74, 19 anni, e Watanabe un 67-19 anni. Ok, in difesa abbiamo Lima che è un 80, Salazar che è un 76, Harwood che è incavolatissimo, e potenziale che è un 75, Watts che è tornato al prestito ed Hamilton. Ok, chi è che si sta lamentando? Me ne servono solo. Allora, Harwood è forse quello messo meglio, però è quello che già si sta lamentando, quindi prima che rompa le scatole lo mandiamo via e siamo a posto. Tra l'altro lui ne ha 20 anni e lui ne ha 19, va bene. Poi sulla destra abbiamo Drollo e Ambecille. Come aveva detto di somministrare Ampadu, non mi ricordo, Abru, non mi ricordo qual è il soprannome di Ampadu, riscrivetelo nei commenti, signori. A centrocampo abbiamo Amponsah che è un 74, Cunningham che è un 62. Poi abbiamo Mariani che è un 69, Alvarez che è un 64, Reid che è un 75, Dudu che è in prestito. Ok, quindi abbiamo Reid, Alvarez, Mariani, Amponsah e Cunningham. Allora, Cunningham è stato un piacere, te ne puoi andare senza nessun rimpianto. Quindi teniamo Cunningham, Mariani. Alvarez un 64. Sì, teniamo Alvarez, Reid. Ok, quindi Reid, Alvarez, Mariani e Amponsah. Cunningham lo vendiamo direttamente. Sulla sinistra abbiamo Nicholson che è un 80 ed Esposito che è un 70. Siamo perfetti. Sulla destra abbiamo Casadei e Kurumah. Dobbiamo allenare Kurumah, signori miei. Dobbiamo allenare pesantemente Kurumah. Mamma mia, che è messo male. Ora vediamo. In attacco abbiamo Morris con 77, Claudio con 79, Peter Pan che è un 68, Teku Dudu che è un 69, Marcos che è un 63. Ok, allora io Marcos me lo vorrei tenere, signori. Marcos me lo vorrei tenere, Dudu è un 69. Dudu è un 69. Allora mandiamo in prestito Peter Pan, signori. Mandiamo in prestito Peter Pan e ci teniamo Marcos e Dudu. Mandiamo in prestito Peter Pan, sì. Va bene così. Ora, detto questo, prima che abbiamo lavorato sulla rosa, andiamo a vedere gli svincolati, signori. Perché questa stagione, questa serie si basa sui giocatori svincolati oppure creati dal vivaio, non su acquisti di quelli potenti. Avvia ricerca. Vediamo chi c'è come svincolati, signori. Iniziamo dai portieri. Iniziamo dai portieri, anche se portieri non ne abbiamo proprio bisogno. Abbiamo Boril, Padillo, niente di interessante, signori. Portieri, niente di che. Difensori. Vediamo se si accende qualche lampada. Carcelen. No, non mi fa impazzire Carcelen. Vediamo se si accende qualche cosa. Ignatov 59.
Abbiamo già cercato, vediamo se si accende qualcosa che uno dice, mamma, ecco, Merlini, argentino. Tu non sei male, Merlini, mettiamolo a seguire, Merlini potrebbe essere interessante, ecco, Merlini potrebbe essere interessante. Poi, abbiamo bisogno di giocatori proprio che ci facciano dire, porca miseria, che bestia. Aspetta, questo? Sardelis, greco. Ah, no, facciamolo seguire anche se non mi sembra questo gran campione. Sembra ben messo. Ovviamente, ragazzi, se voi vedete qualcuno di più interessante, scrivetelo nei commenti. Al-Nakhil a centrocampo, signori. Io non so nemmeno chi si sia ritirato. No, dovessimo trovare un esterno destro o sinistro. Boris Contini, signori. Ma questa è una bestia, Boris Contini. Questo andrebbe preso subito. Esterno destro, tra l'altro. Quindi forse, tra l'altro, ci serve pure un CDC, Ludovic Dupé. Non mi stuzzica più di tanto. Vediamo se c'è qualche altro. Camar Mumba. Camar Mumba, altro ottimo giocatore. Altro ottimo giocatore, signori. Zach Omsberg degli Stati Uniti. Metti in lista. Questi potremmo vedere di prenderli. Niente. Vediamo come attaccanti. Allora, signori, vediamo se troviamo qualche altra bestiolina che ci può interessare. Cabrin. Egiziano, Mark Cabrin. Facciamo seguire, anche se in attacco comunque siamo messi bene, signori. Secondo me quel Marcos può esplodere bene. Mihaila, no. Quel Marcos che abbiamo in primavera può esplodere. Vidal, peccato amico mio che sia un esterno sinistro. Mamma mia, che bestia che è questo. Daniel Valser, Vidal. Tanta roba, signori. Tanta roba questo Vidal. Allora, facciamo un'ultima cosa. E poi per questo video ci fermiamo qui. Andiamo in hub mercato, signori. Andiamo in hub mercato. Teniamo solamente i giocatori che mostra, torna, togli la lista. Teniamo solamente questi, i giovani svincolati che abbiamo messo in lista. Perfetto, Karim Mosberg, così li teniamo bene sott'occhio. Dall'altra abbiamo Mihaila, che è un attaccante del 66, lo possiamo levare. Karamà, turco 63, lo possiamo levare. E Ignatov TD 59 lo possiamo levare. Perfetto, sono loro i nostri giovani che dobbiamo seguire svincolati. Io non andrò troppo avanti, signori, perché rischiamo di perderli e non voglio assolutamente perdere questi giovani. Ultima cosa che voglio vedere è un attimino la nostra primavera. Che abbiamo di interessante? Allora, Lino Oliveira sulla sinistra, un 61, 16 anni, Alic Mutanda. È un portiere. Mutanda potremmo prenderlo e mandarlo in prestito. Diego Rios, 17 anni, 79-93. Non saresti male, amico mio. E poi Rafael Villalba. No, Villalba 81-87. Ciao Villalba, ciao. Teniamo solamente quelli con potenziale 90, signori. Anche Miranda, ciao Miranda, è stato un piacere. Duarte, un 89, ciao Duarte, c'è di giovane. E quindi ci rimangono Lino Oliveira, che ha un potenziale con 91, esterno sinistro. El Mutanda, che è un portiere, 94, questa diventa una bella bestiolina. Rios, che ha un potenziale di 93, 76, dovremmo allenarlo. E il Faraone, potenziale 74, esterno sinistro. Va bene, lasciamoli lì. Noi, io non ricordo Kurumà che posizione è, esterno destro. Kurumà è un esterno destro, non è vero? Kurumà potremmo vedere di mandarli in prestito in 59. Tra quei giovani che abbiamo beccato c'è qualcuno di esterno destro? Esterno destro, Osberg. Oppure Contini. Braga, va bene, ce l'abbiamo. Mandiamo Kurumà in prestito e pigliamo uno tra Contini e Osberg. Dobbiamo solamente capire chi dei due è più forte. Solo questo. Vabbè, ragazzi, detto questo, io mi fermo qui. Arriviamo anzi al limite della partita contro l'Hoffenheim, giusto?
E poi ci vediamo nel prossimo video per decidere come muoverci con gli acquisti. Detto questo, ragazzi, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!